Allora, buongiorno a tutti. Visto che non mi sono accontentata del video, come si chiama quella cosa che abbiamo messo di là? Ammazza, iniziamo bene. Il video, quello dello scolapiatti, non mi sono accontentata di essere stata una frana. Oggi montiamo insieme un pezzo per la cameretta, se Francesco sta fermo. Vi faremo vedere pezzo pezzo quanto sono imbranata. Se non siete iscritti a questo fantastico canale, iscrivetevi, mettete like, commentate e condividete. Non fateci caso a quello che c'è nei dintorni, ma in questa cameretta c'è il mondo. Non vedrete la mia bellissima faccia, so che è meravigliosa, nonostante gli occhi da pianda, e però vedrete le mie manelle. Queste sono le nostre istruzioni e adesso vediamo che cosa ci serve. Ci serve un martello e una pinza. No, una pinza, un cacciavite. Allora, ringrazio tantissimo chi ha prodotto questa cosa perché ha messo le lettere. Essendo io imbranata, perlomeno so quali lettere devo mettere, poco alla volta. Ma adesso dalla cameretta ci spostiamo immediatamente in sala, almeno useremo il tavolo e sarò più comoda. Quindi ci vediamo tra poco. Allora, come avete visto, ci stiamo organizzando e qua voi non lo vedete, ma io ho tutti i vari pezzi. Quindi adesso mi avvarrò dei miei aiutanti maiolino. E cercheremo. Dovete fare qualcosa di importante, nel senso che Mario, anche tu Franci le sai le lettere, quindi poco alla volta cercheremo di capirci qualcosa. Sappiate che se vedo il video troppo lungo sarà velocizzato, perché sennò qua dura 24 anni. Allora, dovete trovarmi innanzitutto, mamma, step 1, queste, Mario, Franci, che fortuna, tutte quelle con la lettera F. E dobbiamo mettere qua, come sono di Francesco, come fa di Francesco, e qua dobbiamo mettere i chiodini che stanno qua. Vi metto in pausa e vi faccio vedere quando abbiamo finito, se riesco. Se non riesco, vedrete. Anzi, non facciamo, vi faccio vedere. Anche perché sennò è troppo facile, no? È troppo facile farvi vedere le cose quando sono... Sì, ma cosa dare? Noi andiamo di qua, qua, e noi andiamo di qua, e i pezzi sono qui. Questo è praticamente un mobile che io ho trovato da Amazon, avrete già visto il video, quello avrete già visto il video in cui vi dico quanto l'ho pagato e dove l'ho preso. L'ho pagato veramente, veramente poco. Come tipo ci sono... Ma io, tra il teatro. No, è giusto. Sì, giusto. Allora, due di quelli grandi e due di quelli piccoli, e io già sto sbagliando, perché mi sembra ovvio. Poi arriva mio marito e in 2 secondi e mezzo sistema tutto. Ma il buco è sempre quello, ecco, mamma, due così. No, ma questi sono tutti le lettere F, purtroppo. Grazie, amore. Nell'altro, quello che abbiamo montato del bagno, in cui non sono stata capace a farlo, lo dico già, i pezzi erano più larghi, quindi due li dobbiamo mettere di qua e due li dobbiamo mettere di qua. Con la mia bravura li storterò sicuramente, però dai, finora avrei proprio iniziato. Mamma, come sto andando? Fine. Mamma, Reggi, mamma, dimmi. Abbiamo, mamma, abbiamo i martelli, abbiamo un martello e è uno e due. Probabilmente vi siete persi una parte perché ho dovuto tagliarla, in cui mi è scappato un pezzo, giustamente. Perché nel bricolage sono le due. Mamma, Franci! Mamma, step 1 completato per entrambi le cose, perché ne sono due e me dice di metterlo solo su due, giusto Mario? Sì, mamma, cosa ti poteva migliorare qualcosa? Tipo che io non riuscì a parlare bene, adesso riesco a parlare meglio. Ti stai fermo? Bravo Mario, bravissimo amore. Mi trovi il punto, quello lungo è con la lettera B. Ma di banana. Di banana. Doppia pancia. Doppia pancia, abbiamo trovato la lettera B. Di conseguenza vanno messi i... Ma io tu non hai capione con i pezzi. Allora, questo sta dietro così, quindi vuol dire che poi li devo mettere su. Franci, spostati in questo modo. Ma da che lato? Dal lato di quello più grande. Dai mamma, ti faccio finta. Arriverà il punto in cui lo spaccherò, però non è un problema. Siamo pigiamati perché io teoricamente sono ancora un po' in convalescenza e loro ovviamente non uscendo sono in pigiama, quindi per questo siamo in pigiama. Sì. Allora, poi la step 2 l'abbiamo finito e non ho ancora rotto niente. Sono abbastanza soddisfatta, perché ci sono 854 pagine, sappiatelo. Allora, step 3, quindi questo lo spostiamo. Per questo secondo altro pezzo dobbiamo prendere questo, il pezzo con la lettera G di gatto. Cioè la G di gatto? E mettere i pezzi sotto. Cioè questi qua. Vai. Vedi, no, io ho buttato su. Vai. Io ho fatto.
A me mi è piaciuto. Bricolage, bricolage. Dai, intanto infila i pezzi qui dentro così ottimizziamo i tempi. Dove? 1, 2, 3, 4. Lo dovrei appartirò con la mia forza. Vai, piano piano, eh. Dai, che mano. Hai fatto? Le sentite il rumore di ossa che scricchiolano, sono le mie, non vi preoccupate, è tutto ok. Allora, questo va qua. Poi. Mamma mia, che forza! Che bravo Mario, super bravo. Fai vedere che hai fatto tutto. Questa è una parte l'ha fatta Mario, una parte l'ha fatta Francia. Anzi, io faccio i pezzi perché io li trovo un secondo. Li trovo un secondo i pezzi. Ok. Ti trovi un secondo, ok. Però adesso Houston, we have a problem. E qual è il problema? Ah no, nessun problema. No, mi sa che abbiamo sbagliato. Cosa? Ciao mamma, dai le indicazioni sbagliate ai tuoi bambini. Amore mio, dovresti toglierli uno di qua e uno di qua. Ok. Quindi perché dobbiamo metterli, tanto è lo stesso, uno di qua e uno di qua. Perché non era su tutti e quattro i lati, come avevo detto io mio figlio, ma giustamente le indicazioni si danno sbagliate. Quindi anche questo l'abbiamo fatto. Mamma, poi step mamma, numero 4. Posso dire una cosa? Ma dove devo mettere l'automobile? La prossima volta, una volta che è sufficiente. Siamo già 6 minuti e 45. Mamma, allora, aspetta, dovete prendere il no, quello là, perché dobbiamo mettere FF dall'altra parte. Mamma, ma dove metteremo l'automobiletto che prossimo step dobbiamo mettere questi dall'altra parte. Quindi li mettiamo sperando di non fare cavolate. Dai, mamma, contiamo, siamo tutti con te. Allora, fai provare a mettere. Ce la stai facendo, Mario? Mamma mia! Sì, è lì dove tipo... Perché voi non state vedendo, perché non saprei come farvelo vedere. Ah, scusa, mi hai capito più bravo di me? Non so, tocco il bricolage, sono una chiavica. Dai, mamma! Cioè, io... Questo è mio figlio più bravo di me. E me che non lo metto, però... Cioè, faccio così che cade. Dai, mamma! Ma tu! E questa è la... No! Cosa è successo? Aspetta! Che ti sono venuto giù? Ti serve il martello? No, mettendo io! Ma certo, alla risposta! Sì? Ma dove è il mio martello? Mamma mia, mi hai rubato il mio martello! Grazie! No, c'è un problema! Secondo me sono... Perfetto! Aspettate che cerchiamo di risolvere il problema! E arriviamo! C'è un problema, Mario, perché qua si è infilato troppo dentro e di conseguenza... Aspetta, fammi vedere questo qua... Una cosa, non infilate troppo se non funziona. Consiglio da maiolino. Mannaggia la miseria cialadra, Mario. Abbiamo fatto un problema. Aspetta Mario, che qua c'è un problema. Anche non lascia la pupazza cialadra. No, guardati i pezzi. Chi l'ha fatto il problema? Ma ti abito un cavo. Ah, se vuoi un po' materate il mobile per così ti usa di più. Aspettate, ma non è che gentilmente metteresti in pausa? Allora, praticamente le viti devono essere fuori così, se no non entrerà mai. Mai. Come vedete adesso siamo arrivati a questo punto che si sono incastrate, se avete bisogno di un martello lo potete usare e siamo arrivati a questa struttura praticamente. Arrivati a questo punto che c'è questo quadrato, come potete vedere, c'è questa cosa a forma di celle. Questa è una formella sappona. E adesso proveremo ad andare avanti. Una formella sappone questa. Non lo vedo molto stabile. Va bene. Siamo al punto che dobbiamo unire questo. Male. Lunghissimo. Qua in questi buchi. Per intenderci è lungo così, ok? E quindi lo dobbiamo agganciare qua. Adesso se non faccio casino devo mettere questo qui. Speriamo. Questa è la situazione attuale nel cercare di girare il mobile, cioè. Mamma, dai. Come cavolo ho fatto? Cioè, più lo sposto e più si rompe. Tutti tutto, Mario. Mario, secondo te vai? Vabbè, dobbiamo risistemare questo e dobbiamo... Mamma, hai fatto un casino. Dobbiamo rimettere... Mamma, è 8-7 anni siamo qua. Mi si è fatta aprire la barba. Non è colpa mia, ho un piccolo problema io col bricolage.
Allora, perché non sta? Perché con tuo padre ci mette 2 secondi e monta tutto e io faccio bordello? Cioè, devo capire questa. Non le mie dita però, Mario. Allora, quindi eravamo arrivati e abbiamo messo questo qua. Mamma, adesso lo devi rimettere. Adesso lo devo rimettere e... Mamma, almeno abbiamo capito una cosa. Ogni volta che dobbiamo mettere un pezzo, lo dobbiamo dare il pezzo, lo dobbiamo mangiare. Ma continua a staccarsi, ma è possibile? Perché ci vogliono ancora Ma guarda, si stacca tutto, cioè... Io non posso neanche spostarlo di mezzo millimetro. Adesso dov'è il pezzo quello da attaccare? Franci, dai, sgancia il pezzo da attaccare. Quello con la lettera E. È là, è là, è là. E come la mia lettera finita. Io con la lettera H, eh? No, non è là. Mamma, è qua. Ma scusa, ma il foglio delle istruzioni prima che lo attacca al contrario un'altra volta? Step E, ok, siamo là. Quindi questo lo devo tenere per... così. Sì, ma questo va messo per così. Ma ci sarà tutto qua? No, non è fattibile sta cosa. Deve stare per forza per qua. No, giusto? No, è sbagliato. Quindi mi sta venendo l'orticaria. Mi è da piantere. Mamma, te una cosa. Mamma, non ti arrabbiare. No, è giusto così. È giusto così. Credo, spero, presumo. Viti. Mamma. Quante ci sono, scusatemi? Ne sono una. Una sola? Perché? No, c'è qualcosa che non mi quadra. Tanto si smonta tutto. Allora, se quello è il 7 e 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, però. Guarda che ci deve essere uno con la lettera D di dado. Lettera Flanti. C'è la lettera D? Quello con la pancia, stanchette e pancia grande? No, te. Stanchette la pancia, così è la D. No, te, solo una così. Ecco, è la H. La H. Dove è? Dove è l'acqua? Aspetta, i pezzi sono attaccati. Aspetta. Sì, perché io trovo il pannello. Ce la possiamo fare. Guarda. Anche no. Allora, prossimo step. No. Ci manca uno con la lettera D. Mi sa che è rimasto di là. E provate ad andare a vedere. O dentro il cartone. Nel frattempo si continuano a staccare i pezzi. Ci vuole la musica di Indiana Jones. Io ti voglio questo. No, c'è un altro pezzo. Non dite che ci hanno fregato un pezzo? Ci hanno fregato di un pezzo? Che poi tra l'altro questo qua, che è il pezzo che va su, quale pezzo esattamente va nella posizione quella della lettera E? Perché se questo lo metto su, che dovrebbe essere quello di su, mi sa che quello è il pezzo di giù. Quindi questo dovrebbe essere il pezzo più grande che va qua. Piede salvo. L'hai trovato? No. Vai a vedere se dentro il 2000 years later. Ah, guarda dov'è? Mamma! Mamma, cosa ti dico? Ma sai cosa ti dico? Devi portarlo indietro. Ma non è possibile! Mamma, che ne dici di portarlo indietro? Perché questo è troppo!
mio figlio mi ha appena detto che questo è troppo. Si è smontato per l'ennesima volta. Poi ci vuole il papà, vero? No, mamma, sai cosa mettiamo? Se con me devo mettere le viti, se sbaglio ho rovinato il mobile e siamo nella pupù. E poi dobbiamo riportarlo a posto. Adesso lo calzare i pezzi che cadono. Ora, situazione attuale, abbiamo... È pessimo. Dicevo, situazione attuale, abbiamo messo le viti. Hai galoppato tutto. No, Fabi, sei fermo. E questo è un incidente di percorso. Vedete, siamo arrivati alla parte finale, ok? Quindi dobbiamo semplicemente appiccicare questo con dei chiodi su tutto il perimetro. Per intenderci è questo, ok? Questo che verrà qua così. Giustamente ho sbagliato a mettere il chiodo perché, come vedete, là è praticamente fuori, se no c'è. Mannaggia la miseriaccia, qua è fuori. Non fate bricolage come me.